Benvenuti a questa nostra edizione straordinaria del videogiornale prima dell'appuntamento consueto e quotidiano delle 2:10. Abbiamo una notizia in esclusiva e quindi vogliamo darla a tutti i villabatesi che ci stanno ascoltando, ma non solo. Siamo stati i primi come Canale 8 a dare la notizia in modo ufficiale qui ai nostri ospiti. Vi ricorderete qualche settimana fa abbiamo ospitato il sindaco di Villabate, dottor Francesco Cerito, che aveva proprio annunciato che nei prossimi giorni, nei giorni che venivano, appunto, succedevano, avrebbe azzerato la giunta. Ecco, lo ha fatto in modo ufficiale, i nomi ancora, ecco, non si sanno, gira qualche nome, però chiaramente ancora i nomi non erano chiari. Bene, noi come Canale 8 abbiamo i nomi, abbiamo tre dei quattro nomi dei nuovi assessori e quindi vogliamo darli in anteprima e in esclusiva, in modo ufficiale sappiamo i nomi dei primi tre assessori. Il quarto assessore, infatti, si saprà soltanto lunedì durante la conferenza stampa presso la Biblioteca Comunale Edoardo Salmeri, dove si ufficializzerà anche l'ingresso del Partito Democratico in maggioranza. E quindi, innanzitutto, voi che state ascoltando, siete state premendo le vostre sedie per sapere chi sono i nomi di questi nuovi assessori. Bene, il primo assessore, che sicuramente lunedì sarà proclamato anche in modo ufficiale, però noi possiamo dire sicuramente che i nomi che vi stiamo dando sono certi, sono sicuri al 100%, è il dottor Francesco Giglio, nonché laureato in economia e commercio, impegnato nel mondo del sociale ormai da qualche anno, in modo particolare nel mondo della formazione proprio per i giovani. Lui stesso è stato uno dei il presidente, anche insieme a Don Todaro, dell'associazione Amici Giovani, i giovani si incontrano, della parrocchia San Giuseppe in tempi difficili per il comune di Villabate, dove il paese era commissariato per infiltrazioni mafiose. Quindi questa attività, questa associazione, grazie all'apporto anche del dottor Francesco Giglio, è riuscita a dare vita al mondo dell'associazionismo. Quindi lui, uno dei nomi nella prossima giunta villabatese, ma secondo il secondo nome è il nome che già si era sentito in paese, girava in modo prepotente, forse negli ultimi giorni era venuto un po' meno, quindi qualcuno l'aveva esclusa tra i nomi papabili, eppure il sindaco ha dato veramente un colpo di sorpresa nominando Mary Lo Cicero, professoressa Mary Lo Cicero, sì, proprio così, insegnante alla scuola media statale Pietro Palumbo di Villabate, anche lei impegnata nel mondo dell'associazione, insieme anche al marito Diego Puleo. Ricordiamo che si sono sempre battuti per portare avanti la causa proprio del desiderio di portare anche il mondo della scuola in auge nel paese di Villabate. Anche il marito, tantissime iniziative portate da lui, anche lui impegnato nel mondo del sociale. Ricordiamo anche, come dire, Diego per il suo impegno, anche per il gemellaggio con Zabar Malta, ma sicuramente la moglie sarà il prossimo assessore del comune di Villabate, professoressa, e quindi possiamo pensare che a lei andrà proprio il mondo della scuola. È sicuramente un nome che già si era discusso, come abbiamo detto, però il nome è ufficiale, sarà lei che farà parte anche della giunta. E il terzo nome, Beppe, nonché Giuseppe Mannino, nonché consigliere di lungo corso, presidente del consiglio, grande esperienza, qualcuno in consiglio comunale proprio lo dà come colui il quale sa tessere in modo diplomatico quelle che sono le vicende politiche di Villabate. Quindi lui, prossimo assessore, nonché geometra, nonché dipendente regionale. Ecco, il sindaco di Villabate, dottor Francesco Cerito, ha voluto proprio dare a lui, ecco, sicuramente lui si occuperà del gravoso e annoso problema dei rifiuti. Sicuramente sulle deleghe non possiamo parlare perché non sappiamo quali saranno la ripartizione delle deleghe. Possiamo dire in modo ufficiale che questi sono i tre assessori, ricapitolando: il dottor Francesco Giglio, Beppe Mannino, la professoressa Mary Lo Cicero. Quindi noi ci siamo un po' sbilanciati anche nel parlare di deleghe, non sappiamo precisamente che deleghe avranno, possiamo soltanto fare delle deduzioni. Possiamo pensare che a Beppe Mannino andrà sicuramente il problema, la gestione del problema rifiuti, proprio perché il sindaco ha voluto fidarsi di un consigliere comunale di lungo corso, colui il quale appunto da tantissimi anni si occupa di fare politica, e possiamo dire anche in modo irreprensibile, per usare un termine così quasi appunto di professionalità che molti nel mondo della politica gli riconoscono. Bene, noi abbiamo voluto dare in anteprima questa notizia in modo, diciamo, ufficiale, e quindi per l'ennesima volta riepilogando: dottor Francesco Giglio, professoressa Mary Lo Cicero, Beppe Mannino. Il quarto nome sarà espresso in modo ufficiale in conferenza stampa lunedì mattina a mezzogiorno in biblioteca comunale, dove i vertici del Partito Democratico saranno presenti, presenteranno il nome del quarto assessore. E
Ebbene, dico, qualcuno dice anche che sarà una donna, quindi probabilmente Villabate avrà in giunta due quote rose, quindi due donne. Sicuramente, ripeto, stiamo parlando di ipotesi, stiamo parlando di deduzioni, stiamo parlando di, come dire, voci, però in modo, diciamo, ufficiale abbiamo voluto rompere il silenzio dando i nomi di questi tre assessori. Bene, noi come Canale 8 auguriamo un buon lavoro alla nuova giunta che si insederà lunedì e sicuramente possiamo dire che nei prossimi giorni saranno ospiti la nuova giunta sia nel programma, nel TG condotto da me, che nel TG condotto da Eugenio Sanfilippo, quindi alterneremo nei prossimi giorni proprio i nuovi assessori intervistandoli qui nei nostri studi. Sicuramente Eugenio lo farà in un giorno, io lo farò in un altro giorno, ma sicuramente daremo la possibilità al paese di Villabate di conoscere meglio quali sono le programmatiche, cioè quali sono le idee programmatiche per questo paese e quindi cosa vorrà fare la nuova giunta. Bene, io per quest'oggi termino qui, vi rilascio subito al telegiornale come ogni giorno condotto dal collega Eugenio Sanfilippo, che sicuramente avrà tanto da ancora aggiungere a quelle che sono le notizie di oggi. Noi vi ringraziamo per averci seguito, vi rilasciamo al telegiornale. A presto.